Buongiorno, noi siamo i ragazzi da Quarti TIE, io sono Samuele. Io sono Aurora. E quest'anno abbiamo simulato due attività imprenditoriali in cui abbiamo sviluppato e creato un prodotto che in seguito abbiamo messo in vendita. All'interno dell'azienda ognuno di noi ha assunto un ruolo diverso in base alle attività professionali che sono presenti all'interno delle aziende. Buongiorno a tutti, io sono Locati Martina, l'amministratore delegato. Il nostro progetto di impresa consiste nella realizzazione di una field jacket. Per creare questo progetto ci siamo suddivisi nei vari ruoli come responsabili delle vendite, acquisti, amministrazione, risorse umane e comunicazione. Sono Alice Mantini, il manager finanziario di Overwear. Durante questo progetto abbiamo sostenuto vari costi, quali per il tessuto, per la produzione e per la pubblicità. Inoltre abbiamo avuto dei ricavi che ci hanno permesso di coprire i costi sostenuti e avere un guadagno di 550 euro e ci ha permesso di chiudere in positivo. Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Panseri e sono la responsabile della comunicazione. Io sono Tommaso Facchini e sono responsabile del marketing. Per il nostro progetto Overwear abbiamo pensato a diversi mezzi di comunicazione. Il primo è stato l'email, che ci ha permesso di avere un primo punto di contatto con il cliente e il cliente ha potuto effettuare i suoi primi ordini o preordini. Il secondo è stato il volantino, che ha permesso la divulgazione del brand e attraverso il modulo presente su di esso il cliente poteva effettuare l'ordine. Il terzo mezzo di comunicazione è Instagram, dove abbiamo deciso di pubblicare mensilmente tutti i vari procedimenti e abbinamenti della nostra Fail Jacket. E in seguito abbiamo deciso di creare un video pubblicitario dove lo pubblicheremo su tutte le nostre piattaforme social. Buongiorno, io sono Samuele, sono l'addetto alla produzione dell'azienda Overwear. La nostra giacchetta viene creata con un tessuto fornito dal cotonificio Albini. Si tratta di uno scarto di produzione, un tessuto overproduction appunto, a cui noi diamo una seconda vita. Il tessuto viene poi spedito al laboratorio del Carmine, un laboratorio che si trova qui in centro Bergamo, e si occupa della manifattura della giacchetta. La giacchetta, una volta terminata, viene inviata qui a scuola e noi poi ci occupiamo della distribuzione. In conclusione possiamo affermare che grazie al progetto di impresa siamo riusciti ad applicare nella realtà ciò che abbiamo studiato negli anni precedenti nella teoria. Prendendo parte al progetto abbiamo capito quanto sia importante collaborare e organizzare il lavoro tra le varie figure presenti in azienda, trovare fornitori adatti e lanciare sul mercato un prodotto innovativo. Buongiorno a tutti, sono Alessandra Visconti, l'amministratore delegato di Recork. Il nostro prodotto si basa sull'economia circolare, quindi sul riutilizzo di tappi di sughero che quotidianamente vengono gettati nell'umido e non più riutilizzati. Dopo varie analisi su come riutilizzare questo prodotto, abbiamo ideato Recork, il nostro portavaso portabottiglia costituito da acciaio e sughero, che sono entrambi totalmente riciclabili, sostenibili ed ecologici. Recork ha un prezzo di 12 euro che è stato stabilito attraverso la teoria del markup che tiene conto di tutti questi che abbiamo dovuto affrontare. Infatti, per lanciare i 30 Recork sul mercato abbiamo sostenuto 330 euro di costi totali e abbiamo conseguito ricavi totali per 360 euro. Io sono Marco e sono il manager del marketing, per cui ho il compito di far conoscere il prodotto. Per pubblicizzare i Recork abbiamo utilizzato tre diversi metodi. Il primo è il volantino, il secondo è i social, quindi Instagram, dove abbiamo pubblicato foto e video della parte produttiva, e il terzo è il video pubblicitario diffuso tramite Instagram e YouTube. Buongiorno a tutti, sono Pozzi Stefano, HR Manager di Recork. Il punto cardine del nostro progetto di impresa è stata l'adozione di una politica di economia circolare. Il sughero, grazie alla collaborazione con la Biofactory SPA, viene riciclato e riutilizzato per la produzione di compostaggio, mentre il ferro, in precedenza acquistato dalla Visconti SRL, verrà riemesso nel ciclo produttivo appunto della Visconti SRL per la produzione di lamiere. In conclusione possiamo dire che grazie al nostro progetto siamo riusciti ad organizzare positivamente le risorse interne e infatti ognuno ha interpretato positivamente il proprio ruolo e grazie alla nostra comunicazione siamo riusciti a realizzare in modo preciso ed efficace il nostro prodotto.